Se tu vuoi dare per letta l'interrogazione perché la conosciamo, l'assessore al turismo ti risponde, dopodiché fai la tua replica, e ti dico quello che può fare. Se vuoi fare un'anticipazione che magari chiude già la discussione, non lo viene come vuoi. Dunque l'interrogazione è una sostanza identica a quello che ho presentato nel Consiglio del 28 di novembre. Dunque, dei fornitori e le delibere degli enti che hanno sponsorizzato l'evento. Questi documenti li ho parzialmente trovati sul tavolo, vuol dire che abbiamo per letta identica a quella dell'altra volta in interrogazione, dopodiché ascolto l'assessore. La promozione, e ti devo dire che
Ma con questo venivano a prendere a toccare il mio portafoglio, non il portafoglio del comune, perché fosse anche il mio comune, il segretario responsabile della presidenza dice, ma qui di impegno ne abbiamo fatto, ti ha firmato la risposta. Ora, credo che questo ti dicevo, questo mi stai dicendo. Sì. Il consorzio. Ah, beh, certamente sì, ma personalmente, personalmente mi stavo impegnando, anche perché il comune se si impegna, lo si impegna con altri metodi, con altri atti, quindi in questa che i tempi non c'erano. Allora io mi sono fidato della mia buona volontà, so che non lo so se mi dà fastidio, non riesco a capire, non è tutte le cose, c'è questa minoranza che sembra quasi che abbia l'astia. Formalmente ti ho risposto, scusa se la documentazione è arrivata un po' così, però se guardi l'aggiornamento era il 30 ottobre, voglio al 30 gennaio, devo ancora arrivare nelle fatture. Grazie a Dio le risposte ci sono state, ma